Ecco, stiamo decollando con un elicottero dei Vigili del Fuoco. Con noi c'è il sindaco di Asti. Adesso sorvoleremo sia la città di Asti, che è rimasta sotto l'acqua, sia le zone intorno. Da Asti per ora verso Alessandria. Ecco, Asti, questa è la parte alta. Il tempo, vedete, non è un granché, è molto nebbioso. Abbiamo la zona industriale, come vede c'è la zona industriale, lì c'è la gate, ci sono tutta una serie di industrie e dietro c'è ancora la pianura coperta di acqua. Io domenica, durante la vostra trasmissione, ho cercato di mettermi in contatto con voi perché noi non avevamo nessuna notizia chiara su quello che stava succedendo. Un mezzo come la televisione, una ripresa, ci avrebbe forse consentito di intervenire con maggior certezza sulle varie situazioni. Ecco, vedete la tangenziale? Là c'è il ponte sul fiume Versa che è stato ripristinato questa notte. Ecco, vediamo la tangenziale, ecco. Comandante, può andare verso... Sul fiume Versa è stato ripristinato questa notte e noi adesso abbiamo la città che è di nuovo collegata col sud della provincia. L'intervento è stato fatto questa notte, la protezione civile ci aveva promesso un ponte bail e che non è mai arrivato e allora si è rimediato con i mezzi interni che ha messo a disposizione il comune allertando imprese e andando forse anche un po' fuori da quelle che sono le situazioni di gestione amministrativa normale. Il ponte sul fiume Tanaro, che è in questo momento percorso nei due sensi, e qui c'è la pianura che è stata alluvionata. Ecco, qui noi non siamo riusciti, se non attraverso i mezzi dei Vigili del Fuoco, a raggiungere le popolazioni che avevano avuto tutte le case sommerse, non solo al piano terra ma anche fino all'altezza del primo piano. Andando avanti, tra non molto inquadreremo la Cascina Sardegna, lì sono morti 300 animali e noi non siamo in questo momento, non siamo ancora riusciti a toglierli dalla stalla dove gli animali sono morti. Dove sono? Qui abbiamo sotto di noi. Qui abbiamo la zona del villaggio San Fedele, lì ci sono le case popolari. In questo momento siamo riusciti a dare l'energia pubblica a questa zona, non è ancora, ecco, qui vediamo il ponte sul Tanaro, qui c'è una situazione di estrema difficoltà sulla strada, stiamo riaprendo ad un solo senso di marcia. Questa è la campagna intorno al Tanaro, tutta allagata come si può ancora vedere, qui in questa zona non ci sono per nostra fortuna abitazioni. L'acqua è rifluita oramai. L'acqua sta rifluendo, in città è scomparsa, ci sono però situazioni di... Comandante, possiamo fare un giro sopra questo deposito? Questo che cos'era? Un deposito? Questo era una cava di sabbia e ghiaia che è stata colpita. E noi abbiamo anche avuto la difficoltà di intervenire perché tutti i depositi di ghiaia erano da questa parte della città, mentre i pochi mezzi che avevamo erano dall'altra parte. Qui si può vedere bene quello che è stato l'andamento della piena, ci sono rifiuti dappertutto. Io voglio fare un appello a tutti i sindaci dell'asse del Tanaro perché ci si faccia un coordinamento in modo da poter far sentire a Roma il nostro problema, che è un problema di tutta la Valle del Tanaro e che forse è stato anche in questo momento ancora sottovalutato e sottostimato. Di Castello d'Annone, vedete, ci sono dei crolli, qui non so, i soccorsi non sono ancora presenti, cioè come vedete non ci sono i mezzi della protezione civile o dei Vigili del Fuoco. Qui posso dire che questo paese e il successivo sono ancora un pochettino abbandonati. Ecco perché, uscendo dall'emergenza, e mi sento di dover dire che qui invece siamo ancora in piena emergenza.
In alto è il parco di Rocchetta Tanaro, in basso la piana del fiume. Come vedete, il fiume ha coperto tutta questa zona. Il ponte che collega la città è crollato e non è stato ancora ripristinato. La città, il paese di Rocchetta Tanaro in questo momento non è raggiungibile da questa parte del Tanaro, quindi non è, è collegato solo attraverso le colline. Questo è il paese, come vedete, è ancora l'acqua. C'è ancora l'acqua e non si vedono grandi mezzi di intervento in questo momento, martedì. Il paese successivo, Cerro, è anche questo un paese che è stato coperto dall'inondazione. Ecco, senta, lei ha un po' lanciato l'accusa sui ritardi degli interventi, sia su quando è stato dato l'allarme e su quando poi si è intervenuti. Ma diciamo che sicuramente hanno funzionato gli interventi di prima emergenza. Noi abbiamo ricoverato nella città di Asti subito 600 persone all'interno di istituti scolastici, togliendoli piano piano dalla zona che era stata esondata. Però alcune persone sono state sui tetti per tutta la giornata di domenica, e questo mi sembra veramente eccessivo. Ci sono mancati mezzi, non solo mezzi come questo che stiamo utilizzando in questo momento, ma anche canotti, natanti, mezzi che ci potessero consentire di raggiungere le popolazioni che erano state sommerse. Ecco, senta sindaco, però la colpa ce l'hanno anche i comuni che hanno costruito e fatto costruire nelle parti basse della vallata. Se facciamo un ragionamento sugli ultimi 50 anni, io sono assolutamente d'accordo con lei. I danni, una quantificazione sui danni l'avete fatta? Noi abbiamo quantificato nella prima ipotesi almeno 500 miliardi per la sola città di Asti. Qui credo che sia complesso fare una stima su tutto il territorio, io non sono la persona più indicata. Ritengo che i 5.000 miliardi di cui ha parlato la regione Piemonte siano una cifra sottostimata rispetto a quella che è la realtà dei danni. Alcuni giornali dicevano addirittura 10.000 miliardi. Io credo che sia una cifra che ha un maggior senso, sicuramente. Qui sembra addirittura una risaia. Qui la fortuna però è stata colpita soprattutto la zona con poche abitazioni. Qui siamo tra Quattordi e Solero, dove ci sono probabilmente ancora animali morti all'interno delle stalle. Ce ne sono anche di vivi, ma ce ne sono di morti. Qui possiamo immaginare che ci fossero 200-300 capi. Credo che si possa contare molto semplicemente qual è. Ecco, qua dall'idea di un molto caldo. Ecco, sono degli animali che pagano. Andiamo a provare a scendere. Degli animali morti, eccoli là, che guardate che disastro. Ecco un vitellino attaccato lì. Ma non conviene. È un gran disastro, avete visto? Ecco, guardate quanti animali morti. Che danni, oltre che il danno economico, è proprio una, guardate qua, ecco, questa è l'immagine drammatica che lascia un'alluvione, animali morti che tra l'altro dovranno anche essere portati via perché non possono stare lì a lungo, devono essere bonificati.